Simo, per te no, non è un debutto su questa panchina, però un grande ritorno, insomma, è stata casuale come ci sei tornato, però sì, fa sempre piacere. Mai più pensavo di essere il terzo allenatore, <ride> visto che purtroppo, e lo saluto tanto se mi ascolta il mister Giovanni Zichella, e niente, per il D'Artona si fa... Si fa tutto, poi come ho detto quest'estate, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ti, manca, quindi... ti mancava un po' la panchina? Eh? Eh, sinceramente, i primi minuti ero tranquillo, poi mi sono lasciato <ride> prendere e sono ritornato indietro di tanti anni quando c'era da battagliare in Serie D. e Quindi mi è fatto molto piacere. La gara è stata per me una gara che si era non sottotono, perché non dico sottotono, un po' spaventati perché abbiamo vissuto diciamo, un mesetto un po' di, di, di cose che non voglio ritornarci sopra, però eravamo, eravamo spaventati perché il Dertona è un'ottima un squadra e se vuole dimostra di saper giocare e anche di concludere. E oggi diciamo che è andata bene in un certo senso, ma se sfruttavamo le due occasioni eh, potevamo far male. Comunque. Eh, tre punti in casa, uno fuori, si va fuori dalla zona, sì, no? è, dicono comunque, le statistiche è comunque un ottimo inizio per, per le Zichella. Però, mister, quello che è mancato, poi a parte l'ultimo quarto d'ora, dove veramente poteva finire in qualsiasi modo, è mancato però quell'atteggiamento di Ertona, soprattutto in zona offensiva, la porta Varela, il poco gioco sulle fasce. È, è mancato in quel caso. Come, non è che è mancato, come ti ho detto prima, ma non voglio fare sappiantone, eh, si è molto spaventati. Allora non vengono più fuori le giocate del, del Dertona di, certo. di tempo fa quindi alcune giocate erano strozzate e si cercava Varela lì davanti che poverino tieni 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 certo, ma però... eh, sulle fasce poco per la paura di non rientrare oppure hai visto il rigore come è venuto azione nostra qua. Palla lunga loro sulla fascia e noi a rincorrere, ecco, quelle sono le situazioni di spavento perché il Dertona non gioca, ma il Dertona è un'ottima squadra. Ripeto, però... in altri momenti vieni qua alla partita, la vici. Il Dertona eh. dimostra però che quando gioca libero di mente, quando si sbloccano giocatori come Lipani, Gualtieri che fa la fase offensiva, certo. è così che è la qualità di andare la vice è buona. Bravo, hai analizzato bene queste situazioni. è quello che ti ho detto prima, il Dertona libero di mente, con tutto rispetto a mio amico Biasci, viene qui. Viene la partita, no? Certo. Però passerà questo momento, mister. Eh, Giovanni eh, Zechella vedrai che lavorerà sulla testa dei ragazzi, perché l'ho sentito tra primo e secondo tempo. Ragazzi miei, è mista proprio che, che ha dato una carica pazzesca. Ha detto: Non è la mia squadra. Non è quella che io, in una settimana, ho visto. Allora, certo. ha dato questa carica in più. Continuerà a lavorare molto su questo, sì, quindi. sì, ma ne sono sicuro. Ne sono sicuro e vedrai che ci darà delle soddisfazioni. E il Dertona quando si libera la mente, vedrai che <ride> ripartirà. ripartirà. Oggi, ripartirà. però, come l'hai visto, Viassi, la sua squadra. Insomma, il Fossano non sembra affatto una squadra che quanto dice la classifica è quasi spacciata. Questa è un'altra analisi che vedo che ne capisci di calcio, <ride> lo, lo volevo dire io perché le scuole di Viassi non muoiono mai e, e lui fa credere ai giovani che possono veramente dare tanto e non mollano mai. E io sono sicuro, e non so i risultati, ma... Che lui ne viene fuori perché da questa carica giusta motiva, il giovane, lo motiva quasi allo sferimento. Noi abbiamo visto la punta che nel 2001 sì, ha fatto reparto da solo, che era Alchiere, Chieri. Sto ragazzo, Sì, è arrivato fatto, in settimana addirittura quindi è, ha fatto reparto da solo. Quindi la motivazione settimanale di, di Fabrizio è questa, eh. certo. però dico. Il, il, il Fossano per me ha ancora chance di, di preservarsi Un commento finale invece sul sigillo di Francesco Teti, che non solo da grande portiere della parata da grande uomo addirittura è andato a consolare Roma Allora vi faccio una confidenza non so se lui è contento io sono stato nello spogliatoio e da tanto che non vedevo un atteggiamento tale Teti sembrava un allenatore ha dato eh, indicazioni a tutti specifico, proprio nello specifico, una carica bestiale e io mi devo ricredere su alcune cose su Francesco, ma ha, ha, ha dettagliato proprio tutto, tutta la partita. Eh, e quindi eh, Francesco non lo scopriamo noi e dentro di me e ho detto vedrai è ingiusta sto, sto risultato perché è giusto ma vedrai che te ti mette una pezza tac, il signore, <ride> <il> signore <ride> ci ha ascoltato perché era ingiusta una è sconfitta arrivato. del genere e però questo fa anche morale fa morale per il, per il lavoro di Zichella perché adesso c'è cioè, la domenica abbiamo la saremessa ecco quindi in settimana vedrai che questo punto fatto in questa maniera Vedrai che ci darà una carica che faremo bene contro lo Serre Una domanda dallo studio prima di salutare eh, Mister Simoniello, ma prima anche una domanda di Gianni De Caro. Poi, ah, prima andiamo con Piero. Allora, vai Piero, facciamo un commento finale. dimmi, amico mio, non ti vedo più. Dimmi, no, ti dicevo, Antonio. Piero, vai. sì, sì, lo so, Piero, e ti seguo, eh. No, 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 lasciamo stare. Io me ne ritorno nel mio mare dei giovani perché sinceramente oggi eh, non vi dico una parolaccia, ma mi sono ritornate quindi, <ride> quindi no, no, non è più per me. No, è chiaro che dentro di me il risultato mi faceva piacere anche fare qualcosa per il D'Artona e lo faremo tranquillamente. Piero, ti ringrazio. Grazie, grazie, Simone. Grazie, 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 grazie.